per oggi. I principi della Costituzione nelle leggi e negli orientamenti della giurisprudenza. A Roma, al Palazzo della Consulta, il bilancio di un anno di attività della Corte Costituzionale, presente il Capo dello Stato. Ci aggiorna in diretta Rita Cavallo. Il Presidente Mattarella e i vertici delle istituzioni hanno ascoltato la relazione sull'anno che si è concluso da parte della Presidente Silvana Sciarra, un'azione, quella della Corte, che nelle sue sentenze, nei suoi pronunciamenti mira, così ha detto la Presidente, a riaffermare sempre in modo deciso ed unanime i principi dello Stato di diritto. Un impegno, quello della Corte, la cui autorevolezza è basata naturalmente sull'indipendenza dei giudici e sulla trasparenza delle loro azioni. E poi la Presidente ha scelto una serie di parole chiave per indicare quali siano gli ambiti di azione della Corte Costituzionale, per far comprendere come in realtà siano molto vicini alla vita quotidiana dei cittadini, e quindi la famiglia, i minori, la salute, con pronunciamenti legati anche al periodo della pandemia, la tutela dell'ambiente, il lavoro, con una raccomandazione: il licenziamento sia sempre soltanto l'ultima ratio. Insomma, un'attività intensa, anche se sono stati diminuiti i tempi di attesa per i pronunciamenti e le sentenze, che si ispirano, ha detto la Presidenta Sciarra, a un tema fondamentale, che è quello della solidarietà istituzionale fra la Corte e il Parlamento, come fra lo Stato e le Regioni. Insomma, una Corte garante, come sempre, della Costituzione, ma che si apre all'Europa e al mondo. Ascoltiamo questo passaggio del discorso della Presidente Sciarra. Un'apertura ancor più marcata della Corte Costituzionale all'Europa e al mondo. Un'apertura resa urgente dall'incalzare di guerre e dall'aspirazione alla pace. Questa istituzione di garanzia mantiene la sua funzione di custode della Costituzione anche quando sviluppa una coerenza sempre più solida nel valorizzare i parametri europei e convenzionali, integrandoli con quelli nazionali. Le condizioni di